Ed eccoci qui in un nuovo video di preparazione all'asta del Fantacalcio 2022. Prima di cominciare ti chiedo di iscriverti al mio canale se ancora non l'avessi fatto, perché qua si parla un botto di Fantacalcio, e lasciare un bel like al video. Poi voglio dirti, se vuoi partecipare ad un Fantacalcio con me, trova il link qui sotto, c'è sia il Fantacalcio con gli iscritti che quello con gli abbonati Champions League. Ovviamente ci sono livelli di interazione diversi, quello con gli iscritti è un Fantacalcio a listone, mentre quello con gli abbonati Champions League è un vero Fantacalcio ad asta, come quello che fai con i tuoi amici con tanto di asta del Fantacalcio in live. Quindi vai a vedere il video qui sotto se vuoi maggiori info su questi due Fantacalcio. E adesso andiamo a vedere questo video fondamentale sulla gestione del budget al Fantacalcio. Intanto voglio ringraziare l'abbonato che mi ha dato l'idea per questo video. Sto parlando di Marco Calogero Scanio. Grande Marco, grazie mille per quest'idea. Ti ho già parlato della gestione dei budget del Fantacalcio. Ti ho anche già parlato di come scegliere i giocatori, quindi come dividere, diciamo, la tua lista di giocatori da puntare al Fantacalcio. Manca il trade union, ragazzi, manca il collegamento tra queste cose, cioè quanto andare a pagare per, ad esempio, un portiere da primo slot, un portiere top, un portiere invece di seconda fascia, un portiere titolare. Oggi andremo a vedere quanto pagare i giocatori a seconda del loro ruolo al Fantacalcio e della loro fascia di appetibilità. Tutte le valutazioni che ti sto dicendo, che vedrai in questo video, si basano su un Fantacalcio da 8 con 500 crediti, ma più o meno questa valutazione può essere uguale anche su base 10 e base 12 partecipanti. Ovviamente tutte le quotazioni che ti sto dicendo adesso sono indicative, ragazzi, però possono cambiare a seconda dell'asta come sta andando, a seconda anche di chi partecipa all'asta. Cioè, ti faccio un esempio: se nella tua asta del Fanta 8 hai, che ne so, due o tre amici interisti sfegatati che stanno partecipando, vai tranquillo che i giocatori dell'Inter subiranno una plusvalenza, verranno chiamati molto più alti rispetto a magari i giocatori del Milan, per esempio. Quindi, cioè, devi essere poi sempre fluido, come ti dico io, muoviti tra le linee. Cambiano anche i prezzi dei giocatori a seconda del momento in cui vengono chiamati. Se tu hai un qualche giocatore che vuoi puntare, un qualche semitop che capisci che gli altri si sono scordati, lascialo in fondo, chiamalo alla fine, così dopo poi lo pagherai meno quando gli altri avranno i reparti già belli, fatti e finiti. Non sto a ripeterti come andare a scegliere i giocatori, se vuoi guarda la playlist che ho creato qua sopra. Partiamo subito con quanto pagare un portiere top. Il portiere top che occuperà il tuo primo slot per me va pagato tra i 30 e i 35 crediti. Un portiere invece di seconda fascia, quindi un portiere titolare da metà classifica, per me va pagato tra i 15 e i 20 crediti. Mentre un portiere di terza fascia, secondo me, va pagato al massimo una decina di crediti. Per capire di cosa sto parlando, di quali fasce sto parlando, di giocatori, vai a vederti i video su come scegliere i portieri, oppure vai a vedere direttamente il video con i nomi dei portieri da andare a puntare. Passando alla difesa, visto che i primi da puntare sono i terzini top, i difensori fuori ruolo, per un terzino top puoi pagare anche tra i 30 e i 35 crediti. Qui però ci faccio un asterisco: ad esempio un Gosens potrebbe andare anche sui 50-60 crediti. Lui fa eccezione perché di fatto ha un rendimento da centrocampista top. Invece per un terzino offensivo, un giocatore, diciamo, alla Di Lorenzo, potresti spendere tra i 15 e i 20 crediti. Mentre per un centrale difensivo top, quindi ad esempio un Bonucci, puoi andare a spendere tra i 10 e i 15 crediti. Altri difensori titolari un po' buoni devi stare tra i 5 e i 10 crediti. Ovviamente le scommesse devi pagarle meno possibile, proprio il meno possibile, massimo 10 crediti, ma sono tanti per una scommessa per il ruolo difensore. Passiamo al centrocampo. Un centrocampista top, per dirti un Chiesa, un Mkhitaryan, può essere pagato anche tra i 50 e i 60 crediti. Non farti spaventare da queste cifre, perché è normale spendere tanto per un centrocampista top. Un Chiesa di fatto è quasi un attaccante in più, ci sta di spendere tanto per questi giocatori, sono quelli che ti fanno la differenza al Fantacalcio. Un centrocampista semi top invece tra i 20 e i 35 crediti. Semi top ad esempio un Pereira dell'Udinese. Gli altri buoni centrocampisti titolari vanno pagati tra i 10
10 15 crediti. Passiamo all'attacco, qui è dove si spende di più in assoluto, lo sappiamo ragazzi. Allora, un attaccante da prima fascia, quindi da 20 gol in su, può essere pagato tranquillamente tra i 150 e i 170 crediti. Dopo cercherei di non andarci, perché dopo diciamo che ti rimangono pochi crediti per comporre il resto dell'attacco. L'attaccante top costa tanto, si sa, non è che sia proprio obbligatorio, potresti fare anche con tre semi top, tre attaccanti da una quindicina di gol e saresti a posto. Io spesso faccio così, non prendo sempre l'attaccante top, però l'attaccante top dà una bella mano. Invece un attaccante di seconda fascia, uno che ti possa fare una quindicina di gol, va pagato tra i 90 e i 100 crediti. A volte si riesce a spuntarla anche sugli 80 però. Un attaccante da terza fascia, da una decina di gol, un Arnautovic, un destro per farti capire, va pagato tra i 30 e i 40 crediti. Altri attaccanti titolari bisogna stare tra i 10 e i 15 crediti massimo. Ora, io ti ho sparato queste cifre, ma non essere troppo rigido, nel senso che se tu poi hai un giocatore che per un paio di crediti in più sfuori questo budget, ma lo vuoi avere perché sai che ne vale la pena, prendilo, al limite spenderai un pochino meno dopo. C'è chi dice che al fantacalcio tu non acquisti i calciatori, acquisti gli slot. In parte è vero, però devi scegliere molto bene chi deve andare a prendere questi slot. Ho voluto cercare di fare un video abbastanza veloce, anche se diciamo ricco di contenuto. Se questo argomento ti interessa, vai a vedere l'intera playlist che ho creato qua in cima o sotto in descrizione, perché lì trovi la gestione del budget, come scegliere il giocatore per ruolo, trovi anche chi puntare, proprio i giocatori coi nomi divisi per fasce di appetibilità. Ora ti chiedo di lasciarmi un commento qui sotto per dirmi cosa ne pensi di questa gestione del budget al fantacalcio. Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di iscriverti al mio canale e lasciare un bel like a questo video. Ho anche Instagram, fantagol_real. Mi raccomando, ricordati l'asta del fantacalcio YouTube Italia live dal 16 del 19 agosto. Quindi 19 agosto, ore 16, asta del fantacalcio YouTube Italia live. Sarà un'asta vera con 10 youtuber che si sfideranno per comporre la migliore rosa possibile al fantacalcio. Vedrai le scommesse, vedrai chi puntare, chi lasciar perdere, le strategie, e al termine potrai anche vedere il nostro file Excel tutto aggiornato con le varie rose, così saprai esattamente quanto andranno pagati i vari giocatori. Per cui fantacalcio YouTube Italia live 19 agosto ore 16. Ciao e buon asta del fantacalcio a tutti.